Studio la gente nelle più ordinarie occupazioni, se mi riesco a scoprire negli altri quello che manca a me per ogni cosa che io faccia, la certezza che capiscano ciò che fanno. In prima sì, mi sembra che molti l'abbiano, dal modo come tra loro si guardano e si salutano, correndo di qua, di là, dietro alle loro faccende, ai loro capricci. Ma poi, se mi fermo a guardarle un po' addentro negli occhi, con questi miei occhi intenti e silenziosi, ecco che subito s'ombrano. Taluni anzi si smarriscono in una perplessità così inquieta che se per poco io seguitassi a scrutarli, mi ingiurerebbero o m'aggredirebbero. Ma no, via, tranquilli. Mi basta questo. Sapere, signori, che non è chiaro né certo neanche a voi, neppure quel poco che vi viene a mano determinato dalle consuetissime condizioni in cui vivete. C'è un oltre in tutto. Voi non vedete o non sapete vederlo. Ma appena quest'oltre baleni negli occhi d'un ozioso come me, che si metta a osservarvi, ecco, vi smarrite, vi turbate o irritate. Conosco anch'io il congegno esterno, vorrei dire meccanico della vita che fragorosamente e vertiginosamente ci affaccenda senza requie. Oggi, così e così, questo e quest'altro da fare. Correre qua con l'orologio alla mano per essere in tempo là. No, caro, grazie, non posso. Ma sì, davvero? Beato te, devo scappare. Alle 11 la colazione, il giornale, la borsa, l'ufficio, la scuola. Bel tempo, peccato. Ma gli affari? Chi passa? Un carro funebre. Un saluto di corsa a chi se n'è andato. La bottega, la fabbrica. Il tribunale. Nessuno ha tempo o modo d'arrestarsi un momento a considerare se quel che vede fare agli altri, quel che lui stesso fa, sia veramente ciò che soprattutto gli convenga, cioè che gli possa dare quella certezza vera nella quale solamente potrebbe trovare riposo. Il riposo che ci ha dato dopo tanto fragore e tanta vertigine. È gravato da tale stanchezza, intronato da tanto stordimento, che non c'è più possibile raccogliersi un minuto a pensare. Con una mano ci teniamo la testa, con l'altro facciamo un gesto da ubriachi. Svaghiamoci! Sì, più faticosi e complicati del lavoro troviamo gli svaghi che ci si offrono. Sicché dal riposo non otteniamo altro che un accrescimento di stanchezza. Guardo per la via le donne, come vestono, come camminano, i cappelli che portano in capo. Gli uomini, le arie che hanno, che si danno, ne ascolto i discorsi, i propositi. Ma in certi momenti mi sembra così impossibile credere alla realtà di quanto vedo e sento, che non potendo d'altra parte credere che tutti facciano per scherzo, mi domando se veramente tutto questo fragoroso, vertiginoso meccanismo della vita, che di giorno in giorno sempre più si complica e si accelera, non abbia ridotto l'umanità in un tale stato di follia che presto prorromperà frenetica a sconvolgere e a distruggere tutto. Sarebbe forse, in fin dei conti, tanto di guadagnato. Non peraltro, badiamo, per fare una volta tanto punto e da capo. Qua, da noi, non siamo ancora arrivati ad assistere allo spettacolo, che dicono frequente in America, di uomini che a mezzo di una qualche faccenda, tra il tumulto della vita, traboccano giù, fulminati. Ma forse, Dio aiutando, ci arriveremo presto. So che tante cose si preparano, si lavora e io modestamente
Sono uno degli impiegati a questi lavori per lo svago. Sono operatore. Ma veramente essere operatore nel mondo in cui vivo e di cui vivo non vuol mica dire operare. Io non opero nulla. Ecco qua. Colloco sul treppiedi a gambe rientranti la mia macchinetta. Uno o due apparatori, secondo le mie indicazioni, tracciano sul tappeto, sulla piattaforma, con una lunga pertica e un lapis turchino, i limiti entro i quali gli attori devono muoversi per tenere in fuoco la scena. Questo si chiama segnare il campo. Lo segnano gli altri, non io. Io non faccio altro che prestare i miei occhi alla macchinetta perché possa indicare fin dove arriva a prendere. Apparecchiata la scena, il direttore vi dispone gli attori e suggerisce loro l'azione da svolgere. Io domando al direttore: quanti metri? Il direttore, secondo la lunghezza della scena, mi dice approssimativamente il numero dei metri di pellicola che bisognano. Poi grida agli attori: attenti, si gira! E io mi metto a girare la manovella. Potrei farmi l'illusione che girando la manovella faccia muovere io quegli attori, pressa poco come un suonatore d'organetto fa la sonata girando il manubrio. Ma non mi faccio né questa né altra illusione e seguito a girare finché la scena non è compiuta. Poi guardo la macchinetta e annuncio al direttore 18 metri oppure 35. Un signore venuto a curiosare una volta mi domandò: scusi, non si è trovato ancora il modo di far girare la macchinetta da sé? Vedo ancora la faccia di questo signore. Gracile, pallida, con radi capelli biondi, occhi cilestri, arguti, un barbetta a punta gialliccia, sotto la quale si nascondeva un sorrisetto che voleva parer timido e cortese, ma era malizioso. Perché con quella domanda voleva dirmi: siete proprio necessario voi? Che cosa siete voi? Una mano che gira la manovella. Non si potrebbe fare a meno di questa mano? Non potreste essere soppresso, sostituito da un qualche meccanismo? Sorrisi e risposi: forse col tempo, signore. A dir vero, la qualità precipua che si richiede in uno che faccia la mia professione è l'impassibilità di fronte all'azione che si svolge davanti alla macchina. Un meccanismo, per questo riguardo, sarebbe senza dubbio più adatto e da preferire a un uomo. Ma la difficoltà più grave per ora è questa: trovare un meccanismo che possa regolare il movimento secondo l'azione che si svolge davanti alla macchina. Già che io, caro signore, non giro sempre allo stesso modo la manovella, ma ora più presto, ora più piano, secondo il bisogno. Non dubito però che col tempo, sì signore, si arriverà a sopprimermi. La macchinetta, anche questa macchinetta, come tante altre macchinette, girerà da sé. Ma che cosa poi farà l'uomo quando tutte le macchinette gireranno da sé? Questo, caro signore, resta ancora da vedere. Soddisfo scrivendo. Ha un bisogno di sfogo prepotente. Scarico la mia professionale impassibilità e mi vendico anche. E con me vendico tanti, condannati come me a non essere altro che una mano che gira una manovella. Questo doveva avvenire e questo è finalmente avvenuto. L'uomo che prima, poeta, deificava i suoi sentimenti e li adorava. Buttati via i sentimenti, ingombro non solo inutile ma anche dannoso, e divenuto saggio e industre, si è messo a fabbricare di ferro, d'acciaio, le sue nuove divinità, è diventato servo e schiavo di esse. Viva la macchina che meccanizza la vita! Vi resta ancora, o signori, un po' d'anima, un po' di cuore e di mente?
Date. Date qua alle macchine voraci che aspettano. Vedrete e sentirete che prodotto di deliziose stupidità ne sapranno cavare. Per la loro fame, nella fretta incalzante di saziarle, che pasto potrete estrarre da voi ogni giorno, ogni ora, ogni minuto? È per forza il trionfo della stupidità. Dopo tanto ingegno e tanto studio spesi per la creazione di questi mostri, che dovevano rimanere strumenti e sono divenuti invece per forza i nostri padroni. La macchina è fatta per agire, per muoversi, ha bisogno di ingoiarsi la nostra anima, di divorare la nostra vita. E come volete che ce la ridiano l'anima e la vita in produzione centuplicata e continua le macchine? Ecco qua, in pezzetti e bocconcini, tutti d'uno stampo, stupidi e precisi, da farne a metterli su, uno sull'altro, una piramide che potrebbe arrivare alle stelle. Ma che stelle? No, signori, non ci credete, neppure all'altezza d'un palo telegrafico. Un soffio li abbatte e li rotola giù, e tale altro ingombro, non più dentro ma fuori, ce ne fa che, Dio, vedete quante scatole, scatolette, scatolone, scatoline. Non sappiamo più dove mettere i piedi, come muovere un passo. Ecco le produzioni dell'anima nostra, le scatolette della nostra vita. Che volete farci? Io sono qua. Servo la mia macchinetta in quanto la giro perché possa mangiare. Ma l'anima a me non mi serve. Mi serve la mano, cioè serve alla macchina. L'anima in pasto la vita. Dovete dargliela voi, signori, alla macchinetta che io giro. Mi divertirò a vedere, se permettete, il prodotto che ne verrà fuori. Un bel prodotto e un bel divertimento, ve lo dico io. Già, i miei occhi, anche le mie orecchie, per la lunga abitudine, cominciano a vedere e a sentir tutto sotto la specie di questa rapida, tremula, ticchettante riproduzione meccanica. Non dico di no. L'apparenza è lieve e vivace. Si va, si vola, e il vento della corsa dà un'ansia vigile, ilare, acuta, e si porta via tutti i pensieri. Avanti, avanti, perché non si abbia tempo né modo d'avvertire il peso della tristezza, l'avvilimento della vergogna, che restano dentro, in fondo. Fuori è un balenio continuo, uno sbarbaglio incessante, tutto guizza e scompare. Che cos'è? Niente, è passato. Era forse una cosa triste, ma niente, ora è passata. È una molestia però che non passa. La sentite? Un calabrone che ronza sempre, cupo, fosco, brusco, sotto sotto sempre. Che è? Il ronzio dei pali telegrafici? Lo striscio continuo della carrucola lungo il filo dei tram elettrici? Il fremito incalzante di tante macchine vicine, lontane? Quello del motore dell'automobile? Quello dell'apparecchio cinematografico? Il battito del cuore non si avverte, non si avverte il pulsar delle arterie. Guai se si avvertisse. Ma questo ronzio, questo ticchettio perpetuo, sì! E dice che non è naturale tutta questa furia turbinosa, tutto questo guizzare e scomparire d'immagini. Ma che c'è sotto un meccanismo, il quale pare lo insegua, stridendo precipitosamente. Si spezzerà? Non bisogna fissarci il dito. Sarebbe una smania di punto in punto crescente, un'esasperazione a lungo insopportabile. Farebbe impazzire. In nulla, più in nulla, in mezzo a questo tremenio vertiginoso che investe e travolge, bisognerebbe fissarsi. Cogliere, attimo per attimo, questo rapido passaggio d'aspetti e di casi. E via! Fino al punto che il ronzio per ciascuno di noi non cesserà. Non posso levarmi dalla mente l'uomo incontrato un anno fa, la sera stessa che arrivai a Roma. Di novembre,
Sera rigidissima, ma giravo in cerca di un modesto alloggio, non per me, uso a passare le notti all'aperto, amico delle nottole e delle stelle, quanto per la mia valigetta, che era tutta la mia casa, lasciata in deposito alla stazione. Allorché mi battei per caso in un mio amico di Sassari, da molto tempo perduto di vista, Simone Pau, uomo di costumi singolarissimi e spregiudicati. Udite le mie misere condizioni, egli mi propose di andare a dormire per quella sera nel suo albergo. Accettai e ci avviammo a piedi per le vie quasi deserte. Cammin facendo gli parlavo delle mie molte disgrazie e delle scarse speranze che mi avevano condotto a Roma. Simone Pau alzava di tratto in tratto la testa scoperta, su cui i lunghi capelli grigi, lisci, sono spartiti in mezzo da una scriminatura alla Nazarena, ma a zigzag, perché fatta con le dita in mancanza di pettine. Questi capelli poi, tirati di qua e di là dietro gli orecchi, gli formavano una curiosa zazzeretta rada, ineguale. Cacciava via una grossa boccata di fumo e restava un pezzo ascoltandomi con l'enorme bocca tumida aperta, come quella di un'antica maschera comica. Gli occhi sorcigni, furbi, vivi, vivi, mi guizzavano intanto qua e là, come presi in trappola nella faccia larga, rude, massiccia da villano feroce e ingenuo. Credevo rimanesse in quell'atteggiamento, con la bocca aperta, per ridere di me, delle mie disgrazie e delle mie speranze. Ma a un certo punto lo vidi fermare, in mezzo alla via vegliata lugubremente dai fanali, e gli sentii dir forte nel silenzio della notte: «Scusa, e come so io del monte, dell'albero, del mare? Il monte è monte, perché io dico, quello è un monte, il che significa, io sono il monte. Che siamo noi? Siamo quello di cui a volta ci accorgiamo. Io sono il monte, io l'albero, io il mare. Io sono anche la stella che ignora se stessa». Restai sbalordito, ma per poco. Ho anch'io, inestirpabilmente radicata nel più profondo del mio essere, la stessa malattia dell'amico mio, la quale, a mio credere, dimostra che è il modo più chiaro, che tutto quello che avviene, forse avviene perché la terra non è fatta tanto per gli uomini quanto per le bestie, perché le bestie hanno in sé da natura solo quel tanto che loro basta ed è necessario per vivere nelle condizioni a cui furono, ciascuna secondo la propria specie, ordinate, laddove gli uomini hanno in sé un superfluo che di continuo inutilmente li tormenta, non facendoli mai paghi di nessuna condizione e sempre lasciandoli incerti del loro destino. Superfluo inesplicabile. Chi per darsi uno sfogo crea nella natura un mondo fittizio che ha senso e valore soltanto per essi, ma di cui pure essi medesimi non sanno e non possono mai contentarsi. Cosicché senza posa, smaniosamente, lo mutano e rimutano come quello che, essendo da loro stessi costruito per il bisogno di spiegare e sfogare un'attività di cui non si vede né il fine né la ragione, accresce e complica sempre più il loro tormento, allontanandoli da quelle semplici condizioni poste da natura alla vita sulla terra, alle quali soltanto i bruti sanno restare fedeli e obbedienti. L'amico Simone Pau è convinto in buona fede di valere molto più di un bruto, perché il bruto non sa e si contenta di ripetere sempre le stesse operazioni. Sono anch'io convinto che gli valga molto più di un bruto, ma non per queste ragioni, che giova all'uomo non contentarsi di ripetere sempre le stesse operazioni. Già. Quelle che sono fondamentali e indispensabili alla vita, deve pur compierle e ripeterle anch'egli quotidianamente, come i bruti, se non vuol morire. Tutte le altre, mutate e rimutate di continuo, smaniosamente, è assai difficile non gli si scoprano presto o tardi illusioni o vanità, frutto come sono di quel tal superfluo
di cui non si vede sulla terra né il fine né la ragione. E chi ha detto al mio amico Simone Pau che il bruto non sa? Sa quello che gli è necessario e non si impaccia d'altro, perché il bruto non ha in sé alcun superfluo. L'uomo che l'ha, appunto perché l'ha, si pone il tormento di certi problemi destinati sulla terra a rimanere insolubili. Ed ecco in che consiste la superiorità. Forse quel tormento è segno e prova, speriamo non anche caparra, di un'altra vita oltre la terrena. Ma stando così le cose sulla terra, mi par proprio d'aver ragione quando dico che essa è fatta più per bruti che per gli uomini. Non vorrei essere frainteso. Intendo dire che sulla terra l'uomo è destinato a star male perché ha in sé più di quanto basta per starci bene, cioè in pace e paco. E che sia veramente un di più per la terra, questo che l'uomo ha in sé e per cui è uomo e non bruto, lo dimostra il fatto che esso, questo di più, non riesce a quietarsi mai in nulla, né di nulla ad appagarsi quaggiù, tanto che cerca e chiede altrove, oltre la vita terrena, il perché e il compenso del suo tormento. Tanto peggio poi l'uomo vi sta, quanto più vuole impiegare sulla terra stessa, in smaniose costruzioni e complicazioni, il suo superfluo. Lo so io, che giro una manovella. Quanto al mio amico Simone Pau, il bello è questo. Che crede d'essersi liberato ad ogni superfluo, riducendo al minimo tutti i suoi bisogni, privandosi di tutte le comodità e vivendo come un lumacone ignudo. E non si accorge che proprio all'opposto, e di così riducendosi, si è annegato tutto nel superfluo e più non vive d'altro. Quella sera, appena giunto a Roma, io ancora non lo sapevo. Lo conoscevo, ripeto, di costumi singolarissimi e spregiudicati, ma non avrei potuto mai immaginare che la singolarità sua e la sua spregiudicatezza arrivassero fino al punto che dirò. Pervenuti in fondo al corso Vittorio Emanuele, passammo il ponte. Ricordo che mirai quasi con religioso sgomento la fosca mole rotonda di Castel Sant'Angelo, alta e solenne sotto lo sfavillio delle stelle. Le grandi architetture umane nella notte e le costellazioni del cielo pare che si intendano fra loro. Nella frescura umida di quell'immenso sfondo notturno sentii quel mio sgomento sobbalzare, guizzare come per tanti brividi che forse mi venivano dai riflessi serpentini dei lumi degli altri ponti e delle dighe nell'acqua nera, misteriosa del fiume. Ma Simone Pau mi strappò a quell'ammirazione, volgendo prima verso San Pietro, poi scantonando per il vicolo del villano. Incerto della via, incerto di tutto, nel vuoto orrore delle vie deserte, piene di strane ombre vacillanti, nei radi riverberi rossastri dei fanali, a ogni soffio d'aria, sui muri delle vecchie case, pensavo con terrore e con nausea alla gente che dormiva sicura in quelle case, e non sapeva come esse apparissero di fuori a chi errava sperduto nella notte, senza che per lui ce ne fosse una ove potesse entrare. Di tratto in tratto Simone Pau crollava il testone e si picchiava il petto con due dita. Oh sì, il monte era lui, l'albero era lui, il mare era lui, ma l'albergo dov'era? A Borgo Pio? Sì, là vicino, al vicolo del Falco. Alzai gli occhi, vidi a destra di quel vicolo un casamento tetro con una lanterna sospesa davanti al portone. Una grossa lanterna, ove la fiammella del becco sbadigliava attraverso i vetri sudici. Mi fermai davanti a quel portone mezzo chiuso e mezzo aperto e lessi sull'arco: ospizio di mendicità. Tu dormi qua. E ci mangio anche. Ciotole di minestre squisite, in ottima compagnia. Vieni, sono di casa. Ti
Difatti il portinaio e i due addetti alla sorveglianza dell'ospizio, raccolti e curvi tutti e tre attorno a un braciere di rame, lo accolsero come un ospite consueto, salutandolo coi gesti e con la voce della bacheca dell'androne rintronante. «Buonasera, signor professore!» Simone Pau mi prevenne, cupo, con molta serietà, che non mi facessi illusioni perché in quell'albergo non avrei potuto dormire per oltre 6 notti di seguito. Mi spiegò che ogni 6 notti bisognava che ne passassi fuori perlomeno una all'aperto per poi ripigliare la serie. Io? Dormire là? Innanzi a quei tre sorveglianti, ascoltai la spiegazione con un sorriso afflitto, che pur mi nuotava lieve lieve sulle labbra, come per tenermi l'anima a galla e impedirle di sprofondare nella vergogna di quel basso fondo. Quantunque in misere condizioni e con poche lire in tasca, ero vestito bene, coi guanti alle mani, le ghette ai piedi. Volevo prendere l'avventura con quel sorriso, come un capriccio bislacco del mio strano amico. Ma Simone Pau se ne irritò. «Non ti par serio?» «No, caro. Veramente non mi par serio.» «Hai ragione», disse Simone Pau. «Serio, veramente serio, sai chi è?» «È il dottore senza collo, vestito di nero, con grossa barba nera e occhiali a staffa, che nelle piazze addormenta la sonnambula. Io non sono ancora serio fino a questo punto. Puoi ridere, amico Serafino?» E seguitò a spiegarmi che, tutto gratis, lì, d'inverno, nella branda, due lenzuola di bucato solide e fresche come vele di barca e due grosse coperte di lana. D'estate, le sole lenzuola e una lucchesina per chi la vuole. Poi un accappatoio, un paio di pantofole di tela con la suola di corda, lavabili. Bada bene, lavabili. E perché? Ti spiego, con quelle pantofole e con quell'accappatoio ti danno una tessera. Tu entri in quello spogliatoio là, quella porta là, a destra, ti spogli e consegni gli abiti, scarpe comprese, per la disinfezione che si fa nei forni di là. Quindi, ecco, vieni qua, guarda. Vedi questa bella piscina? Sprofondai gli occhi e guardai. Piscina. Era un antro muffido, angusto e profondo, con una specie di cava da ricettarvi i maiali, tagliata nella pietra viva per lungo, a cui si scendeva per 5 o 6 gradini e da cui esalava un puzzo ardente di lavatoio. Un tubo di latta, tutto a forellini gialli di ruggine, mi correva sopra, in mezzo, da un capo all'altro. Ebbene, ti spogli di là, consegni gli abiti, scarpe comprese. Scarpe comprese per la disinfezione e ti introduci nudo qua dentro. Nudo? In compagnia d'altri 6 o 7 nudi. Uno di questi cari amici qua, della bacheca, apre la chiavetta dell'acqua e tu, sotto il tubo, ti prendi gratis in piedi una bellissima doccia. Poi ti asciughi magnificamente con l'accappatoio, ti calzi le pantofole di tela, te ne sali zitto zitto in processione con gli altri incappati per la scala. Eccola qua, là c'è la porta del dormitorio. E buonanotte. È imprescindibile. Che? La doccia? Perché? Tu hai i guanti e le ghette, amico Serafino? Ma te le puoi levare senza vergogna. Ciascuno qua si leva le proprie vergogne d'addosso e si presenta nudo al battesimo di questa piscina. Non hai il coraggio di scendere fino a questa nudità? Non ce ne fu bisogno. La doccia è obbligatoria solo per i mendicanti sporchi. Simone Pau non l'aveva mai presa. Egli è lì, veramente, professore. Sono annessi a quell'asilo notturno una cucina economica e un ricovero per i ragazzi senza tetto, d'ambo i sessi, figli di mendicanti, figli di carcerati, figli di tutte le colpe. Sono sotto la custodia di alcune suore di carità, che hanno trovato modo di istruire per essi anche una scoletta. Simone Pau, quantunque per professione, nemicissimo dell'umanità e di qualsiasi insegnamento, dà lezione con molto piacere a quei ragazzi, per 2 ore al giorno, la mattina per tempo.
i ragazzi gli vogliono un gran bene e gli ha là in compenso alloggio e vitto, cioè una cameretta tutta per lui, comoda e decente, e un servizio di cucina particolare, insieme con quattro altri insegnanti, che sono un povero vecchietto pensionato del governo pontificio e tre zittellone, maestre, amiche delle suore e lì ricoverate. Ma Simone Pau lascia il vitto particolare perché a mezzogiorno non è mai all'ospizio, è soltanto la sera. Quando gli va, prende qualche ciotola di minestra dalla cucina comune, tiene la cameretta, ma non ne approfitta mai perché va a dormire nel dormitorio dell'asilo notturno per la compagnia che vi trova e a cui ha preso gusto di essere obliqui e randagi. Tolte quelle 2 ore di lezione, passa tutto il tempo nelle biblioteche e nei caffè. Ogni tanto stampa su qualche rassegna di filosofia uno studio che stordisce tutti per la bizzarra novità delle vedute, la stranezza delle argomentazioni e la copia della dottrina, e si rimpannuccia. Io allora, ripeto, non sapevo tutto questo. Credevo, e forse in parte era vero, che egli mi avesse condotto lì per il piacere di sbalordirmi. E poiché non c'è miglior mezzo di sconcertare chi voglia sbalordirvi con paradossi sbardellati e con le più strane e bislacche proposte, che fingere d'accettare quei paradossi come fossero le verità più ovvie e quelle proposte come naturalissime e del caso. Così feci io quella sera per sconcertare il mio amico Simone Pau, il quale, capito il mio proposito, mi guardò negli occhi e, vedendomi di perfettamente impassibili, esclamò sorridendo: «Come sei imbecille!» Mi profferse la sua cameretta, credette in principio che scherzasse, ma quando mi assicurò che aveva lì veramente una cameretta per sé, non volli accettare e andai con lui nel dormitorio dell'asilo. Non me ne pento, perché al disagio e al ribrezzo che provai in quell'orrido luogo, ebbi due compensi. Primo, quello di trovare il posto che occupo al presente, o meglio, l'occasione di entrare come operatore nella grande casa di cinematografia, la Cosmograph. Secondo, quello di conoscere l'uomo, che per me è rimasto il simbolo della sorte miserabile, a cui il continuo progresso condanna l'umanità. Ecco, prima l'uomo. Me lo mostrò Simone Pau. La mattina appresso, quando ci levammo dalla branda, non descriverò quello stanzone del dormitorio appestato da tanti fiati nella squallida luce dell'alba, né l'esodo di quei ricoverati che scendevano irti e rabbuffati dal sonno nei lunghi camici bianchi, con le pantofole di tela ai piedi e la tessera in mano, giù allo spogliatoio per ritirare a turno i loro panni. Uno era in mezzo a questi e fra gli sgonfii del bianco accappatoio teneva stretto sotto il braccio un violino chiuso nella fodera di panno verde, logora, sudicia, stinta, e se ne andava inarcocchiato e tenebroso come assorto a guardarsi i peli spioventi delle folte sopracciglia aggrottate. «Amico, amico!» lo chiamò Simone Pau. Quegli si fece avanti, tenendo il capo chino e sospeso, come se gli pesasse enormemente il naso rosso e carnuto, e pareva dicesse avanzandosi: «Fate largo, fate largo! Vedete come la vita può ridurre il naso di un uomo!» Simone Pau gli si accostò, amorevolmente con una mano gli sollevò il mento, gli batté l'altra sulla spalla per infrancarlo e ripeté: «Amico mio!» Poi rivolgendosi a me: «Serafino», disse, «ti presento un grande artista. Mi hanno appiccicato un nomignolo schifoso, ma non importa, è un grande artista. Ammiralo, qua, col suo dio sotto il braccio. Potrebbe essere una scopa, è un violino». Mi voltai a osservare l'effetto delle parole di Simone Pau sul viso dello sconosciuto. Impassibile. E Simone Pau seguitò: «Un violino, per davvero? E non lo lascia mai. Anche i custodi qua gli concedono di portarselo a letto, a patto che non suoni di notte e non disturbi gli altri ricoverati. Ma non c'è pericolo. Cavalo fuori, amico mio, e mostralo a questo signore che ti saprà compatire». Questo
Quindi mi spiò prima con diffidenza, poi, a un nuovo invito di Simone Pau, trasse dalla custodia il vecchio violino, un violino veramente prezioso, e lo mostrò, come un monco vergognoso può mostrare il suo moncherino. Simone Pau riprese, rivolto a me, «Vedi, te lo mostra, grande concessione di cui devi ringraziarlo!» Suo padre, molti anni or sono, lo lasciò padrone a Perugia di una tipografia ricca di macchine e di caratteri e bene avviata. Di tu, amico mio, che ne facesti per consacrarti al culto del tuo Dio? L'uomo rimase a guardare Simone Pau, come se non avesse compreso la domanda. Simone Pau gliela chiarì. Che ne facesti della tua tipografia? Quegli allora scattò in un gesto di noncuranza sdegnosa. La trascurò, disse per spiegare quel gesto Simone Pau. La trascurò fino al punto di ridursi al lastrico. E allora col suo violino sotto braccio se ne venne a Roma. Ora non suona più da un pezzo, perché crede di non poter più suonare dopo quanto gli è accaduto. Ma fino a qualche tempo fa suonava nelle osterie. E le osterie si beve, e lui prima suonava, poi beveva. Suonava divinamente. Più divinamente suonava e più beveva, così che spesso era costretto a mettere in pegno il suo dio, il suo violino, e allora si presentava in qualche tipografia per trovare lavoro. Metteva insieme a poco quel tanto che gli bisognava per spegnare il violino e ritornava a suonare nelle osterie. Ma senti che cosa gli capitò una volta, per cui, capisci, gli si è un po' alterata Non diciamo ragione, per carità, diciamo concezione della vita. Insacca, amico mio, il tuo strumento. So che ti fa male se io lo dico mentre tu hai il tuo violino scoperto. L'uomo accennò più volte di sì, gravemente col capo arruffato, e rinfoderò il violino. Mi capitò questo, seguitò Simone Pau. Si presenta in una grande officina tipografica, nella quale Proto, uno che da ragazzotto lavorava nella sua tipografia a Perugia. «Non c'è posto, mi dispiace», gli dice costui. E l'amico mio fa per andarsene, avvilito, quando si sente richiamare. «Aspetta», dice, «se ti adatti ci sarebbe da fare un servizio. Non sarebbe per te, ma se tu hai bisogno». Il mio amico si stringe nelle spalle e segue il Proto. È introdotto in un reparto speciale, silenzioso. E lì il proto gli mostra una macchina nuova, un pachiderma piatto, nero, basso, una bestiaccia mostruosa che mangia piombo e caca libri. È una monotype perfezionata, senza complicazioni d'assi, di ruote, di pulegge, senza il ballo strepitoso della matrice. Ti dico, una vera bestia, un pachiderma che si ruma, quieto, quieto, il suo lungo lastro di carta traforata. Fa tutto da sé, dice il proto al mio amico. Tu non hai che da darle da mangiare di tanto in tanto i suoi pani di piombo e starla a guardare. Il mio amico si sente cascare il fiato e le braccia, ridursi a un tale ufficio. Un uomo, un artista, peggio di un mozzo di stalla. Stare a guardia di quella bestiaccia nera che fa tutto da sé, e che non vuol da lui altro servizio che ad aver messo in bocca di tanto in tanto il suo cibo, coi pani di piombo. Ma questo è niente, Serafino. Avvilito, mortificato, oppresso di vergogna e avvelenato di bile, il mio amico dura una settimana in quella servitù indegna, e porgendo alla bestia quei pani di piombo, sogna la sua liberazione, il suo violino, la sua arte, giura e promette di non ritornare più a suonare nelle osterie, dove è forte, veramente forte per lui la tentazione di bere, e vuol trovare altri luoghi più degni per l'esercizio della sua arte, per il culto della sua divinità. Sì, signore! Appena spegnato il violino, legge negli avvisi di un giornale, fra le offerte di impiego, quella di un cinematografo in via tale, numero tale, che ha bisogno di un violino e di un clarinetto per la sua orchestrina. Subito il mio amico accorre, si presenta, felice, esultante, col suo violino sotto braccio. Ebbene, si trova davanti un'altra macchina, un pianoforte automatico, un cosiddetto piano melodico. Gli dicono, tu col tuo violino devi accompagnare quello strumento lì, capisci? Un violino
nelle mani di un uomo, accompagnati da un rotolo di carta traforata introdotto nella pancia di quell'altra macchina lì. L'anima che muove e guida le mani di quest'uomo e che or s'abbandona nelle cavate dell'archetto, or freme nelle dita che premono le corde, costretta a seguire il registro di quello strumento automatico. Il mio amico diede in tali escandescenze che dovettero accorrere le guardie e fu tratto in arresto e condannato per oltraggio alla forza pubblica a 15 giorni di carcere. Ne è uscito, come lo vedi, beve e non suona più. Tutte le considerazioni da me fatte in principio sulla mia sorte miserabile e su quella di tanti altri condannati come me a non essere altro che una mano che gira una manovella hanno per punto di partenza quest'uomo incontrato la prima sera del mio arrivo a Roma. Certamente ho potuto farle, perché anch'io mi sono ridotto a questo ufficio di servitore d'una macchina, ma sono venute dopo. Lo dico perché quest'uomo, presentato qui, dopo quelle considerazioni, potrebbe parere a qualcuno una mia grottesca invenzione. Ma si badi, che io forse non avrei mai pensato di fare quelle considerazioni se in parte non me le avesse suggerite Simone Pau nel presentarmi quel disgraziato. E che del resto, grottesca è tutta la mia prima avventura, e tale perché grottesco è, e vuole essere, quasi per professione, Simone Pau, il quale, per darmene un saggio fin dalla prima sera, vuole condurmi a dormire in un ospizio di mendicità. Io non feci allora nessunissima considerazione, prima perché non potevo pensare neppure lontanamente che mi sarei ridotto a questo ufficio, poi perché me l'avrebbe impedito un gran tramestio su per la scala del dormitorio. È un irrompere confuso e festante di tutti quei ricoverati già scesi allo spogliatoio per ritirare i loro panni. Che era accaduto? Ritornavamo su, inseccati di nuovo nei bianchi accappatoi e con le pantofole ai piedi. Tra loro, e insieme coi custodi e le suore di carità addette al ricovero e alla cucina economica, erano parecchi signori e qualche signora, tutti ben vestiti e sorridenti, con un'aria curiosa e nuova. Due di quei signori avevano in mano una macchinetta, che ora conosco bene, avvolta in una coperta nera e sotto il braccio il treppiedi a gambe rientranti. Erano attori e operatori di una casa cinematografica e venivano per un film a cogliere dal vero una scena d'asilo notturno. La casa cinematografica che mandava quegli attori era la Cosmograph, nella quale io da 8 mesi ho il posto d'operatore. E il direttore di scena che li guidava era Nicola Polacco, o come tutti lo chiamano, Cocò Polacco, mio amico d'infanzia e compagno di studi a Napoli nella prima giovinezza. Ebbe a lui il posto e alla fortunata congiura d'essermi trovato quella notte con Simone Pau in quell'asilo notturno. Ma né a me, ripeto, venne in mente quella mattina che mi sarei ridotto a collocare sul treppiedi una macchina di presa, come vedevo fare a quei due signori, né a Cocò Polacco di propormi un tale ufficio. Egli, da quel buon figliuolo che è, non stenta molto a riconoscermi, quantunque io, riconosciutolo subito, facessi di tutto per non essere scorto da lui in quel luogo miserabile. Vedendolo raggiante d'eleganza parigina e con un'aria e un'impostatura di condottiero invincibile tra quegli attori, quelle attrici e tutte quelle reclute della miseria che non capivano più nei loro bianchi camici dalla gioia d'un guadagno insperato. Si mostrò sorpreso di trovarmi là, ma soltanto per l'ora mattutina, e mi domandò come avessi saputo che egli con la sua compagnia dovesse venire quella mattina nell'asilo per un interno dal vero. Lo lasciai nell'inganno, che mi trovassi lì per caso come un curioso. Gli presentai Simone Pau, l'uomo del violino, nella confusione, era sgattaiolato via, e rimasi ad assistere, disgustato, alla sconcia contaminazione di quella triste realtà di cui avevo nella notte assaporato l'orrore, con la stupida finzione che il polacco era venuto a inscenarvi. Ma il disgusto, forse, lo sento adesso. Quella mattina dovevo avere più che altro curiosità d'assistere per la prima volta all'inscenatura di una cinematografia. Pure la curiosità a un certo punto mi fu distratta da una di quelle attrici, la quale, appena intravista, me ne suscita un'altra assai più viva. La Nestorov, possibile? Mi pareva lei.
e non mi pareva. Coi capelli di uno strano color fulvo, quasi cupreo, e il modo di vestire, sobrio, quasi rigido, non erano suoi. Ma l'incesso dell'esile elegantissima persona, con un che di felino nella mossa dei fianchi, il capo alto, un po' inclinato da una parte, e quel sorriso dolcissimo sulle labbra fresche come due foglie di rosa appena qualcuno le rivolgeva la parola. Quegli occhi stranamente aperti, glauchi, fissi, e vani a un tempo, e freddi nell'ombra delle lunghissime ciglia, erano suoi, ben suoi, con quella sicurezza tutta sua che ciascuno, qualunque cosa ella fosse per dire o per chiedere, le avrebbe risposto di sì. Varia Nestorov, possibile, attrice di una casa di cinematografia. Mi balenarono in mente Capri, la colonia russa, Napoli. Tanti rumorosi convegni di giovani artisti, pittori, scultori, in strani ridotti eccentrici, pieni di sole e di colori. E una casa, una dolce casa di campagna presso Sorrento, dove quella donna aveva portato lo scompiglio e la morte. Quando, ripetuta per due volte la scena per cui la compagnia era venuta in quell'asilo, Cocò Polacco mi invitò ad andarlo a trovare alla Cosmograph. Io, ancora in dubbio, gli domandai se quell'attrice fosse proprio la Nestorov. Sì, caro, mi rispose sbuffando. Ne sai forse la storia? E accennai di sì, col capo. Ah, ma non puoi saperne il seguito, riprese il polacco. Vieni, vieni a trovarmi alla Cosmograph. Te ne dirò di belle. Gubbio, pagherei non so cosa per levarmi dai piedi questa donna. Ma guarda, è più facile che... Polacco. Polacco! Chiamò a questo punto colei. E dalla premura con cui Cocò Polacco accorse alla chiamata, compresi bene qual potere ella avesse nella casa, ove era scritturata quale prima attrice con uno dei più lauti stipendi. Alcuni giorni dopo mi recai alla Cosmograph, non per altro, per conoscere il seguito della storia, purtroppo a me nota, di quella donna.